Penserei un po' tutte e due le cose. È stato evidente che come contro la partita con la Reggiana nel secondo tempo paghiamo dazio, perché in questo momento purtroppo è così e quindi dobbiamo essere ancora più intelligenti a capire cosa bisogna fare. Poi il gol preso è un episodio fortuito di un rimpallo perché onestamente il nostro portiere non aveva fatto nessuna parata. È stato un primo tempo bello, dove siamo riusciti a giocare per 45 minuti un ottimo calcio, trovando il gol, ma anche tante altre situazioni che dovevamo sfruttare meglio. La squadra si è mossa benissimo e poi il secondo tempo è subentrata un'altra partita. Per alcuni motivi, però, il momento è questo, abbiamo dato continuità di prestazione, però è evidente che dobbiamo migliorare vari aspetti. Allora, un punto guadagnato per come è stato giocato, per come quello che è avvenuto il secondo tempo. Il primo tempo no. Un tempo, forse se siamo più intelligenti la chiudiamo e la partita è finita. Poi l'episodio, a loro fortunoso, gli ha riaperto la partita e noi dopo abbiamo fatto, è venuta fuori un'ennesima prova di carattere, diciamo un punto giusto che ci consente di continuare a lavorare e di farci capire che dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, purtroppo non avendone tempo, però dobbiamo sempre ripartire dalla prestazione del primo tempo, dove ho visto una squadra muoversi veramente bene. Era una partita dove ci voleva sacrificio, Alfredo lo sa, è un giocatore fondamentale per noi, è in un momento di condizioni fisiche che va portato al massimo e evidentemente il sacrificio che c'era da fare sarei andato a penalizzare quelle che sono le sue caratteristiche. È normale che se era una partita che dovevamo recuperare, sicuramente Alfredo sarebbe entrato in campo, lo stavo facendo scaldare. Però è chiaro ed evidente che la situazione in quel momento aveva bisogno di un po' di sostanza perché eravamo andati un po' in difficoltà. Sicuramente sono segnali di crescita perché poi quando riusciremo a fare per più di un tempo quello che abbiamo fatto il primo tempo, oggi non lo possiamo fare. Dobbiamo essere realisti, però dobbiamo aggrapparci a quelle che sono le nostre certezze con fiducia. Ha detto bene, tante partite giocate. È normale che poi sulle gambe si sentono, però è importante che ci sia sempre questa tenacia. Anche oggi la gente ha visto una squadra che ha lottato fino alla fine, non ha mollato su un pallone e onestamente il gol è un episodio sfortunoso, mi dispiace perché molto probabilmente ci poteva stare qualche rosso per uno o due brutte entrate sull'uomo, allora sarebbe stata un'altra partita. L'episodio non ci ha favorito nemmeno oggi, però siamo stati anche oggi, penso, superiori a queste uno o due sviste un po' che ci sono state. Chiusi ermeticamente, non ci lasciavano spazi per vie centrali, noi siamo stati anzi bravi a trovare la soluzione del rigore portandoli per vie esterne per poi imbucare il momento giusto. Il Pescara è una squadra in salute, è una squadra che dal punto di vista fisico e agonistico sta bene, però è anche vero che il primo tempo in casa propria ha rinunciato completamente a giocare perché riuscivamo ad entrare in continuazione con varie superiorità numeriche. Poi è normale quando tu trovi 10 uomini dietro la linea del centrocampo andare per vie centrali diventa difficile. Infatti noi avevamo preparato per imbucarla dopo, c'è riuscita. E poi è cambiata la partita, quello che abbiamo già detto. No, il primo tempo è stato un ottimo ritmo, penso un ritmo di palleggio importante, poi è normale trovare gli spazi quando non ci sono, è difficile, però abbiamo completamente abbassato l'avversario. Poi dopo il ritmo del secondo tempo è vertiginosamente calato, per tanti motivi, però è subentrato, non torno a ripetere, la grande voglia dei ragazzi di portare a casa il risultato in difficoltà. Poi alla luce dei fatti il nostro portiere ha fatto una, penso, una parata in tutta la partita perché l'episodio del gol è un rimpallo, è rimasta lì e questo non ci si poteva fare niente. Noi invece abbiamo avuto delle situazioni, specialmente il primo tempo, dove potevamo chiuderle meglio e alcune ripartenze da gestire meglio. Facciamo un po' fatica oggi nelle ripartenze perché molto probabilmente non abbiamo la forza ancora di andare di là in modo deciso. Stessa cosa era accaduta con la Reggiana. Avendo 4, 5, 6 ripartenze importanti che forse stanno un pochettino meglio, si poteva sfruttare di più e facendo gol. È giusto, è questo. Superiamo, giochiamo un tempo alla grande molto bene, poi dopo superiamo un po' questa lacuna con la voglia, con la partecipazione dei ragazzi, con
tutti chi è stato chiamato in causa oggi, tutti di nuovo, grande applicazione, compreso chi ha sostituito Joronen, quindi sull'atteggiamento niente da dire, come è stato fino adesso, deve essere sempre così. Dobbiamo avere la pazienza, continuando a fare prestazioni per quello che possiamo farle come durata e soprattutto anche di risultati, la pazienza e piano piano di sistemare le cose.